Molto partecipato il convegno Le mani sulla COP che si è tenuto a Palazzo Caracciolo a Napoli. La forte presenza dei lavoratori COP e la partecipazione qualificata di amministratori, giuristi e associazioni della società civile hanno rafforzato le ragioni dei 700 lavoratori dei negozi COP della Campania, in lotta da mesi per difendere il loro posto di lavoro, ma anche il futuro della cooperazione nella regione. Siamo qui, insomma, per manifestare per la protesta di Unicoop, la decisione di Unicoop Tirreno di cedere la Campania e affidare la logistica e il personale a un partner privato. È tutto quello che prevede praticamente normalmente quando arriva un nuovo acquirente all'interno di un'azienda che chiaramente compra un'azienda che gli viene regalata, e lui chiaramente l'obiettivo suo è che probabilmente deve far soldi in questa operazione, non ci deve rimettere. È un piano industriale indecente, indecoroso sia per i lavoratori, perché già lo sapete cosa contiene, ma soprattutto è un piano industriale indecente anche per la stessa cooperativa, perché in un passaggio c'è scritto leve commerciale con recupero di marginalità, in quanto il partner campano riuscirà ad ottenere contrattazioni più vantaggiose. Significa che un partner che fa un altro mestiere riuscirà ad essere più bravo di Coppa Italia che fa questo mestiere da sempre. Questa è una cosa incredibile da presentare su qualsiasi tavola. Inaccettabile. Noi pensiamo che la cooperazione rappresenti un valore aggiunto per il nostro territorio. Da questo punto di vista, senza cospargere il nostro capo di alcuna cenere, che i valori aggiunti vadano difesi nel territorio con determinazione e con convinzione. Per quale motivo chiamare un altro soggetto? Perché uno malpensante potrebbe pure pensare che è uno step. Faccio la società con un altro, via via me ne esco. E alla fine quello che rimane fa il becchino dell'operazione e alla fine salvaguarda la buona immagine che la Coop ha e che forse, consentitemi anche politicamente, non si può assumere direttamente la responsabilità di abbandonare un territorio e licenziare le persone. Qui abbiamo dato un altro tipo di atteggiamento, altrettanto, non dico mafioso, ma mafiogeno, che è quello dell'omertà. Guardate, autoritarismo e omertà sono assolutamente gli atteggiamenti mafiosi, null'altro. E quando parlo di omertà, ahimè, parlo anche dell'omertà non soltanto della parte datoriale, ma anche dell'omertà, del silenzio assordante della parte delle altre organizzazioni sindacali. Voi magari siete eleganti, non lo dite, lo dico io, me ne frega niente. Gli altri, dove sono? Nei rapporti, nel contrasto alle mafie. Chi è assente, questo l'abbiamo imparato negli anni, è connivente. Chi è assente è assolutamente complice, quindi chi non vuole essere complice di questa situazione, cortesemente si faccia davanti. C'è stato un percorso che sembra scontato, ma nel commercio, ragazzi, non è scontato affatto. Cioè, questa è la prima vera mobilitazione collettiva che c'è in questo paese, perché le catene commerciali, le grandi catene commerciali, un'esperienza del genere non l'hanno mai vissuta. L'USB ha proposto un tavolo permanente con le istituzioni locali che accompagni il percorso di risanamento di Unicoop Tirreno e ne permetta l'eventuale passaggio sempre all'interno del sistema cooperativo, salvaguardando i posti di lavoro, i diritti e le condizioni contrattuali. Tutti gli intervenuti hanno preso l'impegno ad impedire che la cooperazione abbandoni il territorio campano.